Mi diria che il futuro della lenga piemontese è infinito, perché è una lenga che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Questa zona qua del Piemonte abbiamo la caratteristica che ci autodefiniamo montagnin. Montagnin significa essere dei testoni, dei testardi, e credo che io consiglierei ai ragazzi di esserlo. È bello vedere che i pochi giovani, perché purtroppo siamo pochi, che tornano alla montagna hanno questo approccio di comunque aver studiato e vedono le cose con occhi diversi, però obiettivamente c'è la montagna, io credo che ha un sacco da offrire, c'è stato un completo abbandono, c'è possibilità soprattutto nel campo dell'agricoltura di avere terre a buon prezzo e con un approccio innovativo si possono fare un sacco di cose. Io mi chiamo Marco Bozzolo, ho 28 anni e sono il titolare dell'omonima azienda agricola. Noi da diverse generazioni, la famiglia Bozzolo si occupa di castagnicoltura e io sono entrato in azienda nel 2016 e ci occupiamo principalmente dell'essiccazione della castagna secca, la castagna garissina, che è questa castagna secca di color pagliarino che ancora oggi essicchiamo col metodo tradizionale, ossia a fuoco lento per 40 giorni. Seguiamo tutta la filiera della castagna, dalla conduzione dei castagneti fino alla trasformazione del prodotto. Facciamo anche una serie di prodotti trasformati, creme di castagne, biscotti, torte di castagne. È tutto a base di castagne, l'idea di fondo è quella di valorizzare questo prodotto che è un po' caratteristico dell'area in cui ci troviamo. Noi siamo a Viola, nella Valle Mongia, e il 70% delle piante qua attorno sono castagneti, vogliamo valorizzare proprio il prodotto tipico della zona. Io sono entrato in azienda, come dicevo, nel 2016, ho fatto l'insediamento in agricoltura e l'idea di fondo è stata proprio quella di cambiare un po' il modus operandi, perché fino a mio nonno questa era l'attività principale. Negli anni 70 tutta questa zona qua della Valle Mongia e anche le montagne, le vallate accanto, c'è stato uno spopolamento. Ho avuto la fortuna che mio zio e mio papà hanno mantenuto comunque l'attività qua in zona, lo facevano come hobbistica, quindi come seconda attività. Quello che succedeva è che loro vendevano principalmente all'ingrosso e da quando ho iniziato io l'idea di fondo, anche quella dei trasformati, è quella di raggiungere il consumatore finale, poiché ti permette comunque di renderla come attività principale. Soprattutto questa zona qua del Piemonte, ci sono un sacco di eccellenze, ma c'è sempre stata la difficoltà che non si riesce a fare rete tra vari operatori. Il nostro approccio delle nostre generazioni è proprio quello di dove io non riesco ad arrivarci, ci arriva qualcun altro, quindi tutte le nostre trasformazioni sono fatte da conto terzi e si deve andare entrambi nella stessa direzione, che è quella della qualità del prodotto. Come distribuzione noi abbiamo un sacco di botteghe di piccoline, di eccellenze gastronomiche, puntiamo soprattutto su grosse città che nel nostro caso sono Torino, Genova e Milano. Secondo me Italia che cambia è ritorno alle tradizioni, ma in una maniera innovativa. Io credo che negli anni passati, soprattutto quelli del boom economico, credo che sia stato quasi un disonore essere un contadino. Credo che l'Italia c'ha un sacco di potenzialità da offrire, soprattutto per quanto riguarda il cibo. Appena prenderemo piena consapevolezza delle potenzialità che abbiamo, riusciremo a toglierci un bel po' di soddisfazioni. Sono ottimista, ma un imprenditore deve essere sempre ottimista, quindi è necessario che sia così.